Buongiornissimo YouTube, benvenuti in questo nuovo studio che con il tempo verrà allestito sempre di più, perché ho fatto uno studio, non ve lo posso, vabbè, a parte per fare video è normale, ma perché è così incentrato sullo sci? Non ve lo posso ancora dire, ve lo spiegherò prossimamente, rimanete collegati. Questo è un buon momento tra l'altro per iscriversi al canale, perché stanno per arrivare delle news pazzesche, quindi per non perdervi nessuna di queste notizie, nessuno dei prossimi video, io vi consiglierei di iscrivervi qui sotto. Vi do giusto 3 o 4 secondi mentre carico il video che sta per arrivare. Fatto? Bene. Mamma mia, mamma mia. Sapevo che ci saremmo arrivati, lo sapevo. Questa discussione va avanti sicuramente fin da quando io faccio free ski, quindi tanto tempo, perché inizio a essere vecchio, e questa tematica è stata il centro di miliardi di discussioni nel mondo del free ski. Di che cosa sto parlando? Dell'utilizzo dei bastoni nel free ski. Dovete usare i bastoni, sono parte dello sport, è fondamentale. No, non bisogna usare i bastoni perché il freestyle è uno sport libero, bisogna essere liberi. Niente, questa è solo parte delle discussioni che sono state fatte. Oggi parliamo di questo perché, raga, la FIS ha inserito una nuova regola per cui da una gara, tra l'altro, che è già stata fatta da Coira poche settimane fa, i bastoni saranno obbligatori. Quindi, innanzitutto vi chiedo, cosa ne pensate voi di questa cosa qua? Ha senso? È giusto? È sbagliato? Datemi un parere, scrivetelo qua sotto perché sono veramente stracurioso. Adesso però vi faccio una piccola spiegazione di questa cosa, perché può sembrare una discussione stupida, ma effettivamente ha un sacco di senso ed è super sensato adesso andare un pochino nel dettaglio, adesso che è stata messa questa nuova regola. Perché nasce la necessità di mettere una regola come questa? Ma chi se ne frega? Bastoni sì, bastoni no. Cosa interessa? Interessa tantissimo gli atleti, i tecnici, ma raga, soprattutto interessa i giudici. E questa discussione è vecchia ormai tanto quanto il free ski. Se ne parla da sempre e se ne sarebbe parlato per sempre se la FIS non ci avesse messo piede, non avesse deciso finalmente, a mio parere, di mettere una regola. Poi vi spiego qual è il mio parere e perché vi dico finalmente. La FIS, ovvero la Federazione Internazionale Sci e Snowboard, è quella che si occupa di regolamentare lo sport, di omologare le piste, di omologare le gare, di certificare un po' tutto. È come la FIA per la Formula 1, è l'ente che si occupa di regolamentare lo sci e lo snowboard a livello internazionale. Ok, quindi perché nasce la necessità di mettere una regola di questo tipo? Semplice, perché fare free ski con i bastoni è più difficile. Non è un segreto questa cosa qua. Fare free ski con i bastoni è più difficile e finora non c'è mai stato nessuno che dicesse: raga, questo trick fatto in questo modo con i bastoni è più difficile che senza. O meglio, è sempre stato detto, ma i giudici hanno sempre risposto: io cosa ci posso fare? Non c'è mica una regola che lo dice. Bene, adesso c'è. So che può sembrare un ragionamento veramente assurdo visto dagli occhi di uno sciatore medio che ha bisogno dei bastoni per spingersi, per mantenere l'equilibrio e per una serie di altre cose. Ma dal punto di vista di un freeskier professionista, la cui preoccupazione non è arrivare in fondo alla pista, ma è chiudere magari un doppio o un triplo cork nella maniera più perfetta possibile, il bastone può creare un intralcio perché è più difficile grabbare e soprattutto si può incastrare in giro da qualche parte tra gli sci, non lo so, nella giacca di solito non succede, però può succedere, non si sa mai. Comunque crea un intralcio. Questo punto viene smarcato subitissimo dalla FIS nel primo punto del regolamento, in cui dice: è opinione comune che l'uso dei bastoncini aumenti drasticamente la complessità e la difficoltà del freeski agonistico. Nelle passate stagioni la comunità di freeski è giunta ad un accordo secondo cui l'uso dei bastoncini dovrebbe essere obbligatorio in tutte le competizioni di livello 1, Olimpiadi, Coppa del Mondo, Mondiali, Mondiali Junior e Olimpiadi Giovanili. Un atleta che sceglie di gareggiare senza bastoncini verrà valutato di conseguenza e riceverà un punteggio pari a una caduta. Peso è sta roba qua comunque. E fatemelo dire, voglio davvero dare tanti meriti alla FIS per essersi presa la briga di investigare un tema così spinoso all'interno di uno sport che tutto vuole meno che essere regolamentato. È un po' come quando nello sci alpino hanno vietato il fluoro. Si sono accorti che le scioline che contenevano fluoro davano un vantaggio veramente importante, oltre a inquinare. Davano un vantaggio importantissimo su chi invece non le usava, hanno deciso di bandirle.
raga, il fluoro non si può più usare, chi usa il fluoro viene squalificato, non so adesso quale sia esattamente la penalità, fatto sta che non puoi usare il fluoro. La FIS ha fatto la stessa cosa con i bastoni, ha detto raga, da adesso dovete usare i bastoni perché chi non li usa ha un vantaggio scorretto nei confronti di chi invece li usa, scorretto per modo di dire. L'unica differenza è che in questo caso è un po' più difficile regolamentare questo tipo di cosa, mi spiego meglio. Non è scientificamente provato, come invece il fluoro è scientificamente provato che ti faccia andare più veloce, non è scientificamente provato che i bastoni diano un vantaggio, però c'è anche da dire che vincono atleti con e vincono atleti senza i bastoni, quindi è qui che la situazione si fa un po' più complicata del previsto. Diciamo anche che fino a un certo livello l'utilizzo meno dei bastoni cambia pressoché niente, cioè se vogliamo fare un 360 grebbato, bastoni o non bastoni, è questione di gusti. Il problema si pone a un livello un pochino più alto. La discussione inizia più o meno in questo modo qui. Prova a immaginare con me questa cosa. Due atleti alla stessa gara, lo stesso giorno. Stesse condizioni di neve, stessi sci, vestiti uguali, fanno lo stesso identico trick. Con lo stesso grab, stessa esecuzione, stessa ampiezza, stesso atterraggio. C'è una sola differenza. Uno ha i bastoni e uno non li ha. Possono quindi questi due atleti prendere lo stesso identico punteggio? Assolutamente no. Perché non si sta parlando di una differenza semplice o insignificante come può essere, non lo so, il colore della giacca o il colore degli sci. Stiamo parlando del fatto che uno dei due atleti ha in mano due pali di almeno un metro, immagino, a meno che ha dei bastoncini piccoli, parliamo di cose normali. Ha dei bastoni di un metro di alluminio in mano, l'altro no. Quindi chi prende il punteggio più alto di questi due? È proprio da qui che inizia tutta questa mega discussione su che cacchio ci facciamo con questi bastoni, li obblighiamo, non lo so, Quello con i bastoni si merita più punti perché è difficile grebbare bene con i bastoni, quello senza deve vincere perché è più difficile gestire l'equilibrio senza i bastoni, quello con deve vincere perché segue il vero spirito dello sci, quello senza bastoni è più forte perché segue lo spirito del freeski e deve essere libero. Tutte queste cose qua che si sentono veramente, raga, non potete immaginarvi quante volte le ho sentite. Non è facile dare un giudizio a questa cosa, perché la verità è che se sei abituato a sciare con i bastoni ti troverai meglio con, e se sei abituato a sciare senza ti troverai per forza meglio senza. Ma la verità è che una regola adesso deve per forza esserci, perché non potendo scientificamente provare quanto vantaggio o svantaggio dia l'uno o l'altro, per cui non puoi dare un coefficiente diverso o una percentuale, è impossibile determinare in percentuale quanto ti avvantaggi o ti svantaggi. Quindi insomma, serviva dire o tutti con o tutti senza. E quello che la FIS ha deciso è dire: ragazzi miei, da adesso in avanti bastoni obbligatori. Inseriremo questa nuova regola, che però non è inserita come obbligo, ma è inserita come considerazione dei giudici. Quindi colpo di scena incredibile, questa cosa qua non me l'aspettavo neanch'io. Cosa vuol dire considerazione dei giudici? Allora, vuol dire che da adesso in avanti i giudici potranno giudicare diversamente chi non usa i bastoni da chi invece li usa. Cosa che finora non potevano assolutamente fare. Fino ad ora l'utilizzo o meno dei bastoni non poteva essere un fattore determinante all'interno di una run. Da adesso sì. Rimarrà comunque nella discrezione del singolo giudice decidere se i bastoni sono stati un fattore determinante o meno, o non averli è stato un fattore determinante o meno all'interno del complesso della run. Questo è, diciamo, un modo un pochino velato di dire: ragazzi, non vogliamo proprio obbligarvi, ma insomma vi stiamo obbligando. Perché dire il giudice può decidere se i bastoni hanno influenzato o meno la run è come dire: sapendo che usare i bastoni ti dà più punti, se non li usi sei un po' scemo. Questo stanno dicendo, se vogliamo proprio farla semplice, io immagino che nessuno andrà mai a fare una gara adesso sapendo che il giudice può decidere, nessuno andrà mai a fare una gara senza bastoni consapevoli di questa cosa. Credo che tutti inizieranno a usarli. Ma fermi tutti, perché c'è un caso specifico in cui questo ragionamento potrebbe non reggere. E tra l'altro a me è successo, è una cosa abbastanza normale, perché se per qualche motivo io mi trovassi impossibilitato ad usare i bastoni, come la mettiamo? Se ho una mano rotta, ma ho il via libera del mio medico, per cui lui mi dice: guarda che tranquillo, la mano è a posto, comunque è rotta, ma non andresti a peggiorarla, però non puoi usare i bastoni perché tenendolo in mano, non lo so, magari cadi sul bastone e ti rompi, per cui non puoi usare le racchette. Cosa succede lì? Non lo so, onestamente non lo so, non so dare una risposta, questo si vedrà con il tempo. Ma partono le teorie di complotto, fermi tutti, perché io sono strasicuro, ma sicurissimo, che qualche azienda sta già escogitando qualcosa per, non so, per customizzare i bastoni, renderli
più facili da tenere in mano, far sì che sia più semplice grebbare con i bastoni. Magari qualcuno si inventa di legarli al polso, qui così, hai le mani libere, i bastoni li hai, per cui preparatevi, preparatevi a una nuova estensione di questa regola, io ci metto la firma, perché vedrete, uscirà la domanda: che cos'è un bastone da sci allora? Quali sono i parametri? Entro che parametri deve rientrare un bastone per essere effettivamente un bastone? Boh. Comunque, adesso vi dico che cosa ne penso io di tutto questo discorso. È vero che il freeski deve essere uno sport libero e che deve essere un'espressione della propria personalità, ma è anche vero che ci sono tanti modi di esprimere il proprio stile restando all'interno a degli standard che in fin dei conti hanno definito il nostro sport. Il nostro sport nasce con gli sci, gli scarponi e i bastoni. Questo è così da sempre e a mio parere è giusto che così rimanga. Non usare i bastoni dà un vantaggio effettivo rispetto ad usarli? Sì, non è un segreto. Prendere un grab senza bastoni è più semplice. Non devi tenere in mano un palo, puoi grabbare tutto lo sci e tenerlo lì. Resta comunque una questione di abitudine, ma io, ragazzi, sono favorevole alla regola della FIS. Ho avuto anch'io il mio periodo senza bastoni, è stato un periodo bellissimo, ma poi sono tornato a usarli, perché resta il fatto che noi facciamo uno sport che è una derivazione dello sci, è un'estensione dello sci, è una progressione dello sci, ma progressione comunque, a mio parere, deve rimanere legato alle sue origini, altrimenti diventa come l'aerial se è finito tutto il cinema. Quindi non lo so. So che è un discorso un po' particolare, molto soggettivo, sono anche onestamente convinto che questa discussione, questo inserimento di una nuova regola creerà molto meno scompiglio di quello che ci immaginiamo, perché tanto tutti inizieranno a usare i bastoni e tra tempo un anno saranno tutti abituati e sarà, non se ne parlerà neanche più. Quindi ve lo chiedo a voi, bastoni sì o bastoni no? Oh, solo il tempo ci darà la risposta. Ciao!